Buon martedì, benvenuti alle 21 in punto, come di consueto l'appuntamento con la Lega Pro di TV6 con Proteramo, 45 minuti per parlare dei colori biancorossi. E questa è una serata un po' particolare, al di là della giornata funestata dagli attentati di Bruxelles, ma per quanto riguarda la Lega Pro e le due abruzzesi è un martedì di vigilia di fatto, perché domani alle 17 c'è il derby allo stadio Bonolis tra Teramo e L'Aquila, una partita molto importante per entrambe le formazioni. Peccato che per entrambe di fatto si tratti di un derby salvezza, il cui unico obiettivo è la salvezza. Ne parleremo questa sera approfonditamente, ovviamente sarà una trasmissione di analisi pre, a poche ore dal fischio d'inizio. Saluto dalla redazione della Città Quotidiano della provincia di Teramo Alessandro Di Emidio. Ciao Alessandro. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Con te parleremo del probabile schieramento di domani del Teramo, ma anche dell'Aquila. Lo faremo con i nostri ospiti in studio, che sono due colleghi, ma in realtà anche qualcosa di più. Anya Cantagalli del Messaggero City Rumors, ciao Anya. Ciao, buonasera. E Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti. Ovviamente non vedete tesserati perché giustamente sono impegnati nella preparazione della gara, insomma si giocherà domani pomeriggio, quindi era evidente che non potessero essere nostri ospiti, almeno per questa sera. I modi per interagire con noi: vedete quello che in questo momento sopra la mia testa, l'hashtag TV6 per chi utilizza Twitter, la nostra pagina Facebook per chi utilizza Facebook, basta digitare un post dentro, poi per chi utilizza l'SMS 392-623-7060, per chi utilizza WhatsApp 342-98-94-630, in questa ultima modalità potete scriverci e mandarci anche delle foto, dunque anche dei contenuti multimediali. Allora, cominciamo subito a parlare di questo derby che viene, e vediamo la classifica, dopo il pareggio, per quanto riguarda il Teramo, di Arezzo 0-0, un pareggio che, Anya, comincio da te, come ha detto Vivarini, è, come ci capita spesso ultimamente, carico di rimpianti, nel senso che è una squadra che soprattutto ultimamente sta giocando anche abbastanza bene, ma il problema del gol è diventato un problema cronico a questo punto, nelle ultime 5 partite un gol solo. È diventato cronico e anche un po' paradossale, perché nelle ultime gare il Teramo ha aggiustato la difesa, un aspetto che ho sottolineato anche a Vivarini nell'ultima conferenza stampa, ha aggiustato la difesa, ma è l'attacco adesso che non riesce a segnare. Un po' il contrario di quello che accadeva fino a qualche mese fa, dove la difesa invece aveva qualche difficoltà in più, l'attacco segnava. Tra l'altro sarà una coincidenza, ma l'ultimo gol di un attaccante corrisponde anche all'ultima vittoria del Teramo, 14 febbraio contro il Tutto Cuoio, primo e finora unico gol di Francesco Forte, che domani probabilmente resterà fuori per far posto di nuovo a Moreo. È un problema il fatto di non riuscire a segnare, ovviamente. Eccolo qua, il gol di Forte. Esatto, può essere un attaccante oppure può essere qualsiasi altro giocatore della squadra, ovviamente. È un problema perché gli ultimi 3 pareggi sono stati 0-0 e c'è ovviamente un problema sotto porta, soprattutto negli ultimi 20 metri. Il Teramo magari o per poca cattiveria o per un pizzico di fortuna che è mancato non è mai riuscito a concretizzare, soprattutto ad Arezzo, che certo, di occasioni ne ha avute. Alessandro, è una stagione questa particolare e oramai non fa neanche più notizia, però anche ripartendo dal discorso di Anya, sembra, diceva bene, una volta aggiustata la difesa si scopre l'attacco, le stagioni un po' storte le riconosci perché sono quelle dalla classica coperta corta, aggiusti da una parte, si tra virgolette sfascia dall'altra, è vero o no?
Sì, questa è la dimostrazione appunto di un'annata un po' così, in cui anche Vivarini ha avuto il suo bel da fare per cercare di trovare il bandolo della matassa. E, per molti, effettivamente, molti suoi critici anche in ambito della tifoseria, perché ce ne sono, questo non possiamo negarlo, forse non ci è ancora nemmeno riuscito pienamente. Però se ricordiamo, insomma, lui è partito sicuramente con una squadra nel tentativo di dare a questa squadra un'impostazione piuttosto offensiva, quantomeno il tentativo di sopperire alla mancanza dei due grandi bomber dello scorso anno, con una valorizzazione di tutta la manovra, della manovra di tutta la squadra per cercare il gol. E questo però in più occasioni ha portato appunto a scoprirsi troppo, a subire dei gol anche abbastanza come dire, evitabili in molte partite del girone d'andata. Poi da lì ha cambiato un po' registro, ha cercato di coprirsi un po' di più, quantomeno di prestare più attenzione alla fase difensiva, ha chiesto più compattezza e attenzione ai reparti, e però allo stesso tempo la squadra inizia a fare più fatica a segnare, e quindi queste due fasi di quella difensiva e quella offensiva un po' forse slegate tra loro hanno contribuito quantomeno alle difficoltà della squadra palesate quest'anno. Andrea, ci scrivevano da casa: domani conta solo vincere, domani conta solo vincere. E il problema per il Teramo è che quando incontra l'Aquila fa sempre molta molta fatica a vincere. Ricordiamo il derby di andata, una forse delle partite peggiori dell'anno. Il Teramo non vince dal 2013, quando vinse 2-0 contro l'Aquila, con l'Aquila che aveva appena cambiato allenatore, era diventato Giovanni Pagliari. Sì. Come mai secondo te l'Aquila è diventata negli ultimi anni una specie di bestia nera, un po' tipo l'Arzanese, ecco. Sì, è dell'era Campitelli però la bestia nera, perché sì. In precedenza il Teramo aveva una bilancia nettamente favorevole negli scontri, ora la situazione si è un po' riequilibrata, ma si è riequilibrata proprio perché nell'era Campitelli il Teramo ha vinto solo quella volta, le altre volte no. Molto gira anche su quella finale che è stata vinta dall'Aquila. Il Teramo giocò anche abbastanza bene, ma l'Aquila fu molto più cinica. Sono un po' dei cicli, perché prima, ripeto, era stato il Teramo a vincere più partite, però sono cicli, sono momenti. Anche in riferimento a quello che diceva Agna in precedenza sul fatto dell'attacco, probabilmente, come sta accadendo in qualche modo, ma lì in una maniera ancora più enfatizzata nel Pescara con la difesa, non vorrei che ci fosse una sorta di psicosi attacco per il Teramo, nel senso che a volte capita che la squadra crei anche di meno. Ad Arezzo la squadra ha creato di più, però ci sono salvataggi sulla linea. Con la Carrarese non giochi un partitone, però hai due occasioni importanti e prendi due pali. Quindi anche in questo caso vincere aiuta a vincere, e non vincere aiuta paradossalmente a non vincere. Nel senso che in questa spirale di negatività capita che anche quando hai delle occasioni importanti, in un modo o in un altro la palla non entra. Non entra per sfortuna, non entra per imprecisioni, in un modo o in un altro non entra questo benedetto pallone. E ripeto, queste cose poi si alimentano. Lo scorso anno, al di là della forza straordinaria dei due attaccanti, magari in certi momenti a Grosseto non fai una grande partita, però una palla che ballonzola sì. sulla linea di porta arriva per rotta e la risolve. Certo. Quest'anno certo. non accadrà mai una cosa del genere, e non è accaduta. Quindi sono dei momenti, e per questo mi sentirete dire che in ottica Teramo questa stagione prima finisce meglio è. Per quanto mi riguarda, un refrain, sono ripetitivo, ma poi queste cose no, convergono verso questi concetti. Intanto ci continuate a scrivere, noi vi ringraziamo. L'ultimo messaggio abbiamo visto da una sorta di pagella del campionato di quest'anno del Teramo, uno scolaro che sarebbe da 9 ma che alla fine prende 6 in pagella. Però Ania, ritorno a te, perché Arezzo, derby e Rimini, anche soprattutto per la tifoseria del Teramo, sono tre appuntamenti a cui la tifoseria del Teramo è molto legata, perché la rivalità con i tifosi dell'Arezzo, i precedenti con quelli del Rimini, in mezzo c'è un derby e vale ovviamente per la supremazia regionale. È chiaro che queste sono partite che magari il
campionato finisce ed è sempre magari da 6, però con 2-3 vittorie importanti. Con 2-3 vittorie importanti, a parte raggiungere la salvezza, dai anche una gioia, delle gioie dei tifosi che comunque quest'anno non ne hanno avute tante. E riallacciandomi al messaggio di prima, sì, magari ci si è impegnati poco, soprattutto in trasferta per varie problematiche che poi magari a fine stagione si analizzeranno in maniera un po' più approfondita. E in trasferta i problemi si sono sentiti parecchio rispetto al cammino casalingo, dove il Teramo è ancora imbattuto. E poi è vero anche che però quando ci sono delle annate baciate dalla fortuna si vede. Sì. La fortuna in certi casi ti dà una mano. Quest'anno è successo rarissimamente. A dimostrazione che insomma non gira. Il prossimo anno non smantellate totalmente la squadra e lasciate Vivarini, ci scrivono da casa. Ovviamente ci sono queste partite ancora da giocare. Ma a proposito di Vivarini, ieri l'allenatore del Teramo ha parlato antivigilia della partita. Ha parlato delle ultime prestazioni della squadra e allora lo andiamo ad ascoltare quello che ha detto. Stiamo lavorando tantissimo, la squadra sta spendendo tanto ogni partita. Effettivamente usciamo sempre dal campo meritando di più di quello che riusciamo a raccogliere. Io spero che adesso mercoledì recupereremo le forze e riusciremo a fare una prestazione solida nostra, magari anche migliorandola. E dobbiamo dare tutto quello che abbiamo perché comunque è un derby e comunque ci teniamo veramente a cercare di togliere di mezzo sti pareggi e fare una gran bella vittoria. Effettivamente noi abbiamo fatto le ultime partite che non abbiamo preso manco un tiro in porta, cioè non solo ad Arezzo ma anche le altre partite. Il problema è in questo momento qua ci sta girando male, perché non è che possiamo dire di non creare, perché abbiamo contato quasi noi 10 tiri in porta lì ad Arezzo, insomma una partita fuori casa e diciamo che e tanto, certe volte si fanno un tiro, due tiri e vinci la partita. Purtroppo è un momento così, dobbiamo accettarlo e cercare di migliorarci ancora e lavorare ancora con più determinazione per ottenere di più. Più determinazione, chiede Vincenzo Vivarini. Allora io direi di fare una cosa, visto che abbiamo fino alle 21:45 le formazioni di domani, le probabili ovviamente formazioni di domani, noi le costruiamo un po' alla volta, partendo ovviamente con il Teramo e partendo con la difesa che, Ayan mi confermi, dovrebbe essere ancora 4, giusto? Dovrebbe, sì, poi dipende uno da come la vede a questo punto. Ok, però noi adesso abbiamo la lavagna. Dovrebbe allora essere 4-4-2, ecco. Tonti sicuramente in porta. Poi mettiamo Brugaletta a destra, giusto? Sì. E Cecchini a sinistra, ok? Altra conferma per lui. Ok, centrali non si discutono, Speranza e Perrotta. E Perrotta, okay. E Caidi ancora fuori. E Caidi ancora fuori. Abbiamo fatto la difesa, ovviamente adesso non vedete come li posiziono, non è che Cecchini e Brugaletta sono più arretrati, dovrebbero essere in linea, ma è per una questione di spazio. Questa è dovrebbe essere la difesa del Teramo, 4-4-2. Alessandro, si è parlato molto di questo 4-4-2, soprattutto dopo Teramo Carrarese. Cruciani gioca esterno, invece no, gioca interno. Ma dove gioca Cruciani nel 4-4-2? Dove ha giocato Cruciani l'ultima volta? Esterno, interno? No, l'ultima volta diciamo che è stato il sostituto perfetto di Cenciarelli in un certo senso, quindi ha giocato a fianco di Amadio da interno, da mediano puro, e dando una mano importante anche nella costruzione del gioco, perché quando possono giocare insieme Amadio e Cruciani, Amadio forse ne giova anche un po', perché riesce anche a sottrarsi un pochino al compito continuo, martellante, no? Di impostare l'azione ogni volta sempre dal suo piede. A volte lo accompagna bene, lo sostituisce bene anche Cruciani in questo ruolo. Quindi con l'assenza di Cenciarelli, che si ripeterà anche domani, la posizione di Cruciani sarà nuovamente quella, insomma, di partner nella coppia di mediani insieme ad Amadio.
Ok, portare i nostri attaccanti a San Gabriele per farli benedire? No, solo un miracolo può aiutare i nostri attaccanti a segnare un gol. C'era anche una domanda sugli attaccanti, la leggiamo Maurizio, perché era interessante, parlava anche delle considerazioni a livello di proprietà del cartellino o meno. Grazie intanto a Maurizio da qui in regia e a Silvia Gentile che è a Teramo nella redazione della città, che come al solito collaborano alla realizzazione di questo programma in maniera egregia. Una domanda a Andrea: non è che gli attaccanti quest'anno, tranne Petrella, ci scrive Paolo, nessuno è di proprietà, quindi non si sono impegnati per questo motivo? Beh, che all'inizio dell'anno non si possano impegnare probabilmente può arrivare un po' di demotivazione, soprattutto per un giocatore come Moreo, che è arrivato, è sceso di categoria, in prestito da una società di Serie B, pensa di avere spazio per potersi esprimere, e quindi se a lungo andare lui, anziché andare in crescendo, è andato in calando per rendimento, come lui stesso ha riconosciuto, ma anche per spazio che gli è stato tolto quando è arrivato forte, ci può stare che si possa un po' demotivare, ma deve anche trarre ulteriore carica da queste dall'ultima partita che ha giocato da titolare. Domani, se dovesse riscendere da titolare, lui ha comunque una carriera da costruirsi. Certo. Quindi comunque deve mettersi in evidenza agli occhi della Virtus Entella o agli occhi di eventuali altri acquirenti. Però che si arrivi a Teramo e perché tu non sei di proprietà, allora scusatemi, lo scorso anno la Padula di chi era? Quindi insomma, sono discorsi questi che lasciano il tempo che trovano se li valutiamo dall'inizio. Poi dopo ci possono essere delle dinamiche interne, anche delle dinamiche nascoste, che possono incidere nel morale dei giocatori. Io trovo, da un punto di vista delle motivazioni, che un Lenoci possa aver avuto problemi da questo punto di vista, perché è uno che è arrivato fresco di rinnovo, fresco di vittoria del campionato dei playoff con il Como, e non è un giocatore di proprietà appunto del Teramo. Ha 33 anni, non ha più nulla da dimostrare, perché il grosso della sua carriera l'ha portata avanti, anche con la querela del numero dei gol. Che... Esatto, sarebbe stata la mia prossima domanda. Ma quanti gol ha fatto Giuseppe Lenoci? Però 127 o 128? Però, appunto, voglio dire, uno come Lenoci all'inizio dell'anno, per uno come lui ci può stare un discorso del genere. Poi magari lui potrebbe negare una cosa del genere, per carità. Ora non mi spingo oltre in queste considerazioni, ma certamente un giocatore che è arrivato a Teramo sazio per una carriera che ormai si è sviluppata, sazio per quello che è successo lo scorso anno, sazio per un rinnovo di contratto. Un giocatore come Moreo, che invece è in cerca di una sorta di consacrazione a certi livelli, un giocatore come, ci metto anche Monni, che è nella stessa condizione, un giocatore come Forte che è arrivato ora, per loro il discorso è diverso. Certo. Che squadra troverà il Teramo domani? L'Aquila, lo sentiamo proprio dalle parole di Vincenzo Vivarini, ascoltiamolo. È una squadra che ti può colpire in contropiede, è una squadra che ha delle individualità che in velocità ci possono mettere in difficoltà, e quindi dobbiamo tirar fuori la nostra attenzione, il nostro piglio, dobbiamo cercare in tutti i modi di non farli ripartire, quindi una partita molto accorta sotto questo aspetto qui, e poi dobbiamo essere bravi a fare gol. È un giocatore che ha quelle qualità di velocità che sicuramente ci ha sempre messo in difficoltà, e dobbiamo essere bravi a lavorarci su questa loro grandissima qualità che hanno, sia per quanto riguarda dei raddoppi, sia per quanto riguarda il fatto di rifornirlo il meno possibile, insomma. Però comunque l'Aquila è una squadra che comunque le qualità ce le ha, oltre a San Domenico, quindi per me ci vuole una grossa prestazione nostra per fare il risultato. Ma è un allenatore molto serio, molto pacato, ed è bravo, perché comunque lui è riuscito a vincere il campionato a Salerno con la sua calma, con la sua tranquillità, e poi anche a livello tattico non è stupido. Allora, questo è Vivarini sull'Aquila. Ania, domani non ci sarà Cenciarelli, giusto? Ha detto anche Alessandro.
Non ci sarà Cenciarelli per un affaticamento muscolare a quanto pare, seconda partita consecutiva che salta dopo Arezzo, però diciamo che insomma con Cruciani al suo posto almeno in Toscana si è andati bene a centrocampo. Certo. Anche Amadio forse è andato un po' meglio. Tanto Massimiliano dice: se gli attaccanti del Teramo devono andare a San Gabriele, all'Aquila, a parte San Domenico, devono andare alla rettifica a raddrizzare i piedi. Evidentemente non c'è tutta questa precisione. Allora, hai detto non ci sarà Cenciarelli, vediamo allora il centrocampo, che sarà a questo punto praticamente scontato, perché Amadio non si discute, anche perché ha giocato molto bene ad Arezzo, e Cruciani saranno i mediani sostanzialmente. Sì. Di Paolo Antonio a questo punto a sinistra non si tocca. E Paolucci idem. E Paolucci idem. E lo mettiamo qui. A fare l'esterno che ha fatto Cruciani contro la Carrarese. Esatto, anche se Vivarini non era proprio dello stesso avviso, no. Ma noi l'esterno destro lo abbiamo visto. Questo più o meno sono i due reparti, difesa e centrocampo. Ovviamente l'attacco, lo vedete, Lenucci e Moreo, perché a questo punto mi pare di capire che per forte, se non è una bocciatura, poco manca. A proposito di centrocampisti, un centrocampista che già l'andata è stato dall'altra parte, ma che fino a qualche mese fa invece vestiva il biancorosso, è Voje Milicevic. Mm. E tu gli hai fatto proprio domanda specifica a Vivarini su Milicevic. Su un episodio in particolare. Sull'episodio in particolare, perché molti pensano che in realtà il rigore al 94esimo che consegnò il pareggio alla SPAL al Bonolis sia quello che di fatto ha complicato un po' i piani di fine stagione del Teramo dell'anno scorso. Ma il Teramo era dietro ancora, se non ricordo male. Mi pare di sì. Il Teramo era ancora qualche punto dietro. Però sostanzialmente molti dicono: non avessimo perso quella partita che avevamo vinto, non ci sarebbe stato poi là, saremmo scappati via e quant'altro. Se non fate giocare Petrella al posto di Paolucci non vincete nemmeno con l'Aquila. La febbre è una scusa, perché non lo fa giocare titolare? Datevi una svegliata. Poi parliamo di Petrella. Però sentiamo prima Vivarini su Milicevic. Vabbè, è un ragazzo che ha delle qualità, un ragazzo che qui a Teramo ha avuto poco spazio, perché chiaro l'anno scorso si aveva una squadra insomma di grosso livello, ed è stato sfortunato perché purtroppo era una partita vinta e io per dargli un attimino di soddisfazione anche a lui, perché comunque lavorava sempre molto bene, l'ho fatto entrare, è andata così, che vuoi fare? Alessandro, allora una considerazione, quella di Vincenzo Vivarini, insomma dice anche per dargli un po' di soddisfazione l'ho fatto entrare l'anno scorso, e poi però in effetti il Milicevic che abbiamo visto quest'anno all'Aquila è molto differente, si vedeva che l'anno scorso aveva dei problemi, eh? Sì, anche perché non dimentichiamo che l'anno scorso veniva anche da un infortunio piuttosto grave, praticamente era stato mandato a Teramo dal Pescara anche per questo, per cercare insomma di fargli recuperare tono, di fargli riprendere confidenza con il terreno di gioco. In un contesto come quello era difficile inserirsi, no? Perché comunque il Teramo era una macchina da guerra rodata perfettamente, quindi trovare spazio era anche difficile. Poi quest'anno ha dimostrato anche che lui probabilmente nel Teramo dello scorso anno sarebbe stato molto più agevolmente un vice Amadio piuttosto che un mediano al suo fianco, forse lui è più portato alla fase di costruzione che a quella di interdizione. Fatto sta insomma che la sua esperienza alla fine a Teramo probabilmente verrà ricordata per, solo ed esclusivamente per lo sfortunato episodio di cui stavate parlando prima. Soddisfazione perché si impegna, è più facile darla se vinci 1-5 una partita piuttosto che sì, poi ci sarebbero anche delle letture alternative sul 1-0. Probabilmente c'era qualche lettura alternativa che è giusta, che forse è più giusta di quanto si possa pensare. Poi Milicevic era stato portato dal presidente, quindi se non ricordo male. Assolutamente sì. Una domanda ci faceva il nostro telespettatore, se non erro ancora Paolo, secca per tutti e tre, immagino noi tre, con una risposta secca: secondo voi si sta già programmando il futuro in casa Teramo Calcio oppure si sta temporeggiando per il rinnovo o meno di Vivarini?
secca? Sì, no. Bisogna dare due risposte. Io dico sì, no. Cioè, si sta programmando il futuro, non si temporeggia per Vivarini. Esatto. Secondo me si sta prima di tutto pensando al direttore sportivo, poi si giocherà la partita a scacchi con Vivarini. Devo rispondere anch'io? Vabbè, ma la mia risposta la sapete, non è importante. Secondo te, Alessandro? Al futuro si sta iniziando a pensare soltanto, credo, dal punto di vista appunto della scelta del DS in questo momento. E per quanto riguarda Vivarini è un discorso che dovrà essere, come dire, definito appena raggiunta la salvezza, ma le strade paiono sempre più lontane. Ma come mai Vitturini con noi non è sceso mai in campo, torna a Pescara e gioca? Mai, misteri della vita. Peraltro Andrea a Pescara ha giocato, però chiariamo anche questo fatto, non è che giochi titolare Vitturini a Pescara. Gioca per emergenza. Gioca per emergenza, perché poi di fatto con i tanti infortuni che ci sono stati a Pescara, Crescenzi, poi c'è stato, insomma, in difesa Oddo ha avuto tantissimi problemi, ha anche dovuto adattare, peraltro Crotone ha giocato con i terzini invertiti, a piedi invertito. Però io... tutto vero, però resta un'anomalia che un giocatore, un ragazzo comunque di prospettiva che aveva già delle presenze in Serie B non abbia trovato un minuto, vero, anche di Coppa Italia per giocare, e non regge il fatto che sia stato convocato e quindi che non era presente. Io penso che dei minuti poteva farli in campionato, poteva farli in Coppa, evidentemente, ma è una scelta tecnica che va rispettata, è una scelta tecnica. L'allenatore evidentemente non riteneva opportuno che giocasse, non lo riteneva all'altezza della situazione, per un motivo o per un altro è stata una scelta tecnica. Andrea, cominciamo a disegnare anche un po' l'Aquila. 3-5-2 sostanzialmente. Negli ultimi tempi ha solitamente giocato 3-4-3, col Pisa però ha giocato abbastanza bene, anzi bene, con il 3-5-2, e penso che questo assetto sarà replicato domani, perlomeno stando alle parole pronunciate nel pomeriggio da Perrone, che ha detto orientativamente dovrebbe giocare con lo stesso assetto e più o meno anche uomini della partita di sabato col Pisa. Scotti tra i pali poi la difesa a 3 con Pesoli, Piva e Cosentini, laddove Cosentini è un po' il regista difensivo, gioca in mezzo, Pesoli sul centro-destra, Piva che è un mancino naturale sul centro-sinistra, davanti a Scotti. Peraltro domani non ci sarà Savelloni, dodicesimo, ma ci sarà Zandrini, che da primo è retrocesso a terzo. E domani torna a essere, domani farà il secondo. Quindi è una difesa che, tranne che per quella partita di Sant'Arcangelo, quel minuto di follia della difesa stessa con anche l'autogol di Pesoli, per il resto è un assetto, è un trio che ha dato ampie garanzie, perché Pesoli e Piva ti danno abbastanza in fase di marcatura, e Cosentini da ex centrocampista è uno che ha i piedi buoni e sa impostare. In mezzo il regista? Il regista ovviamente Manuel Mancini, è intoccabile, sì. Giocatore di qualità, giocatore di grande visione di gioco, quindi sicuramente è uno dei giocatori fulcro dell'Aquila. Le due mezzali? Le due mezze ali, io penso che Milicevic sia sicuro. Con il Pisa ha giocato Boulevardi, non escludo che ci possa essere anche un piccolo cambiamento in questo. Noi mettiamo Boulevardi, però potrebbe ambire ad una maglia anche Benzaia, sì. Che è stato panchinato contro il Pisa, ma potrebbe anche ambire ad una maglia. Sugli esterni, a proposito di ex, a sinistra... Sì, un altro ex, gli ex delle mezze stagioni, Milicevic mezza stagione lo scorso anno, Ligorio. Mezza stagione condita dall'infortunio al debutto, e quindi Ligorio a sinistra, e a destra ha giocato De Francesco contro il Pisa, perché Triarico è infortunato e non è stato convocato neanche domani, quindi... potrebbe giocare De Francesco, ma c'è anche una possibilità per Di Mercurio, che è un giocatore più di ruolo, quindi insomma anche qui è una scelta che deve fare Perrone, ma più o meno insomma sono questi. Davanti la bestia nera, Salvatore San Domenico, e basta questo. Poi c'è anche Perna, ma insomma, potrebbe essere anche De Sousa, ma voglio dire sarà un comprimario chi starà al fianco di colui che è
la bestia nera del Teramo. Cioè, nel senso che è uno che tre volte è sceso in campo al Bonolis e tre volte ha segnato e vinto. Quindi domani sarà, ecco, uno ci potrebbe, no, fare tanti giri di parole, però la testa conta molto, lo abbiamo detto in precedenza. San Domenico è uno che è abituato a giocare in quello stadio e a fare gol. E i giocatori del Teramo sanno che questo giocatore a Teramo fa gol, e anche all'andata ha fatto gol e ha fatto fare il gol del 2-0 a Perna. Quindi questa componente emotiva, secondo me, sotto sotto incide, e domani, secondo me, questa componente dovrà essere combattuta dai giocatori del Teramo, perché lui è una bestia nera della squadra biancorossa. Oltre ad essere un giocatore forte, e sta probabilmente giocando la sua migliore stagione quest'anno, perché è andato in doppia cifra, lo aveva fatto già con l'Arzanese, ma lì era in quarta serie, ora siamo in terza serie, ed è un giocatore già difficilmente marcabile di suo, più è una bestia nera. Quindi è una partita che Vivarini su San Domenico deve preparare in maniera, penso lo abbia fatto, in maniera molto meticolosa. Agnes, un mito, scrive Paolo da Corropoli. Grazie, Paolo. Però rivediamo un po' la formazione, Agna. Secondo te quale sarà più o meno il punto dove si vince la partita? Magari una delle due fasce, dove il Teramo, ovviamente, visto che siamo a Pro Teramo, poi magari a Pro L'Aquila faranno discorsi inversi. Beh, a questo punto mi verrebbe da dire che la cosa principale è riuscire a segnare per quanto riguarda il Teramo, che sia da calcio piazzato, che sia su azione, non ha importanza. Poi Moreo è stato confermato al posto di Forte, perché fondamentalmente, anche se sono simili dal punto di vista fisico, però fanno dei movimenti molto differenti. Moreo sa giocare spalle alla porta, invece Forte non lo sa fare, non sa proteggere il pallone, e quindi forse il Teramo non riesce ancora a rifornire per bene Forte in modo tale da mettere il ragazzo in condizioni di segnare. Certo. E di fronte a questa difficoltà, Vivarini nelle ultime due gare, se sarà così anche domani, ha optato per invece qualcuno che riesce a pulire il pallone, per poi magari dare la palla alle noci, provare a far segnare le noci o quant'altro. Secondo me anche sfruttare i calci piazzati, cosa che non succede da un po' in casa Teramo, sarà fondamentale. Questa probabilmente invece, a mio avviso, Andrea, dovrebbe essere la corsia dove il Teramo può attaccare di più di Paolo Antonio Cecchini. Sì, è una coppia che ha qualità, perché uno è bravo a crossare rientrando, come di Paolo Antonio, l'altro invece è un mancino naturale e anche un bel piede per essere comunque un giocatore, diciamo così, un difensore che sa spingere e ha, ripeto, un bel piede. Forse non è stata neanche una catena tanto sfruttata come si sarebbe potuto, anche perché sono state fatte altre scelte. Cioè Cecchini fino a 2-3 partite fa era finito un po' nel dimenticatoio, ora è riemerso, ha questa opportunità, probabilmente gioca in un ruolo anche più naturale, in uno schieramento a 4 di quel tipo, quindi io penso che dall'Ilterno possa ricavare tante anche cose. Anche perché, insomma, c'è questo triangolo che non mi sembra insuperabile, insomma, per coprire la catena di sinistra. Beh, però insomma, Pesoli è un giocatore che, al di là di quell'erroraccio col Sant'Arcangelo, sicuramente di esperienza, ma certamente la vivacità di Cecchini e di Paolo Antonio potrebbe mettere in difficoltà. Arbitra l'incontro Pier Antonio Perotti di Legnano, perché ne parliamo? Perché oggi c'è stata la premiazione di Giampaolo Calvarese, di Elenito Di Liberatore, conoscete, insomma, sono arbitro e assistente di Serie A, anche Di Liberatore, anche internazionale, e Guido anche di Guido Di Francesco, che è arbitro di basket. Possiamo vedere anche le immagini, insomma, hanno parlato del nuovo ruolo, di come cambia il ruolo di assistente e di arbitro nel corso, con l'aiuto per esempio della tecnologia. Eccolo qua Giampaolo Calvarese, a fianco c'è l'Elenito Di Liberatore, eccolo qua inquadrato. Io direi di andarci a sentire però forse la parte più interessante, perché Calvarese dice molti mi conoscono, non sanno nemmeno come mi chiamo, però tutti sanno da dove vengo. E allora ce l'ascoltiamo questo passaggio di Giampaolo Calvarese, ascoltiamo. Noi in realtà giriamo l'Italia e non credo che tutti sappiano bene che io mi chiamo Giampaolo, ma sanno tutti benissimo che sono di Teramo. Quindi per noi questa cosa di appartenere alla città di Teramo
da un lato ci riempie di orgoglio, ma ci carica anche di responsabilità. Però questo fa sì che, sentendo la vicinanza dei cittadini teramani, andiamo in campo non soli. Io quando scendo dentro uno stadio, dentro al terreno di gioco, sento sempre la mia teramanità e la porto dentro. Anche perché, come vi accennavo prima, appartenere a una città così piccola fa sì che questo senso di appartenenza sia più spiccato. Tra un po' parliamo della questione Petrella, però prima ci ascoltiamo anche Elenito Di Liberatore, assistente internazionale, che un po' analizza come cambia il ruolo dell'assistente di linea. Ascoltiamolo. Al nostro livello arbitrale, arbitrare diventa un fatto più di testa che di tecnica, nella misura in cui, arrivati a un certo livello, la tecnica è comune agli arbitri, agli assistenti, siamo quasi equiparabili. Per quanto riguarda invece l'approccio alla gara, è fondamentale. È fondamentale rimanere, come diceva giustamente Giampaolo, con la giusta tensione, ma non eccedere. Io dico sempre ai colleghi più giovani, su determinate gare, diciamo per tutte le gare, non bisogna arrivare né a 99 né a 101, bisogna stare a 100. E ovviamente l'esperienza, conoscendosi e conoscendo anche tecnicamente quello che noi andiamo ad arbitrare, è possibile mantenere questa soglia così alta. Per quanto mi riguarda personalmente, mi preparo con i miei affetti, con la mia famiglia, con le persone che sento più vicine, e cerco sempre di andare con un approccio sereno alla gara. Perché ovviamente non siamo noi protagonisti della contesa, siamo solamente di supporto affinché la partita possa evolvere nel migliore dei modi. L'interazione arbitro-assistente ha avuto una bella evoluzione, un'importante evoluzione, sia per l'evoluzione del gioco stesso e delle regole, sia anche per l'evoluzione della tecnologia. Oggi con l'auricolare, essendo connessi 90 minuti, interagiamo in maniera diretta e costante. Questo ha fatto sì che l'arbitro si è avvicinato molto alla dimensione dell'assistente, e l'assistente necessariamente deve dare un supporto ulteriore all'arbitro. E in questo modo si riesce a vivere la partita in maniera più sinergica. 20 anni fa l'arbitro aveva la sua dimensione e l'assistente un'altra dimensione. Allora, questi erano Giampaolo Calvarese e Elenito Di Liberatore. Allora, torniamo un po' all'argomento Petrella, perché prima c'era un messaggio. Maurizio, lo possiamo rivedere? Se non fate giocare Petrella al posto di Paolucci, non vincete nemmeno con l'Aquila. La febbre è una scusa perché non lo fa giocare titolare. Datevi una svegliata. Alessandro, ma che cosa è successo prima di Arezzo Teramo? Petrella prima non convocato, poi convocato in extremis, com'è stato? Sì, ma probabilmente Petrella si sarà nascosto sul pullman della squadra e alla fine è partito ugualmente insieme ai compagni, visto che non era nella lista dei convocati. Però al di là degli scherzi, in realtà poi si è scoperto, insomma, che lui era convocato, quantomeno era al seguito della squadra, solo che hanno voluto aspettare davvero fino all'ultimo minuto utile per valutare le sue condizioni, che ormai da qualche settimana sono abbastanza precarie per via del problema muscolare che ha avuto appunto qualche settimana fa, un problema che non è mai del tutto scomparso, anche se a questo punto pare comunque che sia gestibile per vederlo in campo almeno nei finali di partita, nel tentativo appunto di dare una mano alla squadra ad essere più incisiva davanti. Però per un compagno di squadra, un giocatore che non è convocato e poi gioca nel giro di neanche 24 ore, che messaggio è? Cioè, quindi meglio lui con perdonatemi l'espressione, mezza gamba che io integro? Però cioè, come si fa a passare da una non iniziale formale convocazione a uno schieramento in campo per diversi minuti? Certo. Punto di Ania, come si fa? Secondo me è stata un po' pretattica da parte di Vivarini, perché era programmato un'ecografia last minute per Petrella e poi è partito in seconda battuta per raggiungere Arezzo, quindi probabilmente i compagni sapevano dell'eventualità. E poi, parlando un po' così, pare che comunque Petrella sia, quando entri in campo,
dia quella carica in più agli altri, alla squadra. Io non sono una fan di Petrella dal primo minuto, sono sincera. Lo preferisco quando... A gara in corso. Esatto, quando entra a gara in corso, nella ripresa per spaccare la partita, quando magari gli avversari sono un po' più stanchi, lui riesce a dare ancora di più, a fare ancora di più la differenza per quelle che sono poi quest'anno le sue caratteristiche, che pare che sia esploso ancora di più rispetto agli anni precedenti. L'influenza non credo, o la febbre, che poi penso che sia già passata, non è una scusa, non credo che sia una scusante. C'è il fatto che dice appunto Alessandro che non sia mai guarito completamente da quell'infortunio alla coscia sinistra che lo ha fatto stare fermo per alcune settimane, e quindi è un giocatore che va gestito. È un giocatore forte, però ormai si sa un po' che Petrella non riesce a giocare tutte le partite di un campionato, è un po' il suo limite. Che sia poi un giocatore da categoria superiore lo sta dimostrando in questa stagione, però nel suo utilizzo è comunque limitato perché ha purtroppo spesso e volentieri dei piccoli contrattempi muscolari. In effetti lui ha proprio le caratteristiche. Tanto Calvarese, ci dicono da casa, ha arbitrato la sua prima partita di prima categoria proprio all'Aquila, Oratoriana Pescina, stagione 94-95, il nostro telespettatore, a cui facciamo un applauso, era in campo. Grande. Fantastico. Grande. È un gran messaggio. Due squadre, Oratoriana Pescina, mi ricordo. Praticamente ha anche le caratteristiche Petrella per essere quello che entra e spacca la partita, perché poi lui è rapidissimo, quindi ci mette subito, ci mette poco ad entrare nel contesto della partita, mentre chi ha giocato già un'ora di gioco, un'ora di gara, ha sulle gambe quella fatica, e lui lì sa essere letale. Probabilmente per delle caratteristiche fisiche che ha, e anche per questo suo ricadere negli infortuni con una certa frequenza, quello che diceva Agni è vero, cioè che probabilmente sfruttarlo dal primo minuto lui non rende, perché intanto si assottiglia quel gap che c'è tra la sua capacità di andare allo scatto e la capacità che hanno gli altri di reggere la sua performance, perché quando si è più freschi. Invece lui, col fatto che quando entra è subito a tutta, riesce a dare quel cambio di passo. Se riuscisse poi a mettersi a posto da quel punto di vista, cioè a garantirsi anche una continuità di impiego, magari potrebbe fare un ulteriore salto di qualità, però purtroppo all'età che ha lui, 23 anni, ha una carriera giovane ma contraddistinta da tanti di questi infortuni, e quindi, come più volte dicono dallo staff tecnico, va anche gestito. Assolutamente. Alessandro, vediamo la pagina della città di domani, poi leggiamo anche altri messaggi che ci sono arrivati. Derby del Gran Sasso e sfida salvezza, questo è il tuo pezzo che leggeremo domani mattina. Match chiave tra Teramo e L'Aquila, ore 17, in palio 3 punti decisivi per la permanenza in Lega Pro. Vediamo più o meno che le formazioni che hai messo tu sono simili a quelle, anzi penso proprio uguali a quelle che abbiamo messo noi, tu hai messo De Sousa per Perna invece di Perna, noi abbiamo messo Perna, ma poco cambia. Questa possibilità, insomma, che possa cambiare il partner di San Domenico, certo. E sfida salvezza, quanto siamo lontani, Alessandro, da quella finale playoff che l'Aquila vinse, ma in cui le due nostre compagini abruzzesi si giocavano il salto di categoria. Anche l'anno scorso era una partita. E anche l'anno scorso era una grande sfida. Quella di ritorno, perlomeno. Quella di ritorno. Sì, sì, certo, sembra passata un'eternità, purtroppo quest'anno è un campionato per entrambe le squadre molto diverso, complici, non dimentichiamolo, anche insomma i guai extra calcistici, perché se l'Aquila si trova lì è anche per via dei 13 punti di penalizzazione, comunque insomma è una sfida che arriva in questa fase in cui entrambe le squadre hanno bisogno di questi punti, il Teramo per fare il passo decisivo, insomma per mettersi in salvo, l'Aquila invece per continuare questa rincorsa, questa lotta, insomma probabilmente appunto proprio per questo motivo chi ha più da perdere domani è proprio l'Aquila. Ore 17 dunque, il derby d'Abruzzo Teramo L'Aquila allo stadio Gaetano Bonolis. Maurizio, tra un po' leggiamo qualche altro messaggio, intanto
il momento topico della domenica diventa il mio topico. Già capito. I gol della Lega Pro. Ah, stasera mi diverto io. Però io devo recuperare. Però tu devi recuperare il Pontedera che non ho potuto commentare. Ne devi cedere uno. Però. Pontedera che non hai potuto commentare domenica. Partiamo, Maurizio, partiamo. Maceratese Pistoiese 1-1. Peraltro a Macerata è cambiato, è andato via Giulio Spadoni, direttore sportivo, chissà. Che non possa essere, io credo di no, ma non possa essere il prossimo direttore sportivo del Teramo, non se ne era parlato. Comunque, buon aiuto, risponde Anastasi. 1-1, Savona tutto cuoio, Dell'Agnello illude il Savona. Poi però c'è il pareggio, Andrea, di? Il Calban... di Simone Calvano. Calvano. Anche se alcuni l'hanno dato a Cristo, ma è Calvano. E poi c'è questa grande parata del portiere, sì, del Savona. Il colpo di testa mi sembrava comunque di Colombini. Grande parata, Cechilazze per la vittoria del tutto cuoio per l'1-2. Sant'Arcangelo ancora, questa si è giocata sabato sera, invece 0-2, Pedrelli. E poi il gol di Paoli per l'Ancona nel Sant'Arcangelo, che dopo la vittoria sull'Aquila ripiomba insomma nelle parti caldissime di classifica. Carrarese spalla adesso 1-2. Cellini per la capolista, grande risultato questo di un'importanza fondamentale, perché peraltro il Pisa aveva pareggiato proprio all'Aquila, lo 0-2 di Zigoni. E poi una punizione con schema incorporato della Carrarese, tre uomini che scappano, ed Ettori però, anche come, se non fossero guarda, scappati. Teramo Ischia, segnò Dimash su punizione con uno schema più o meno simile. Più o meno simile. Questo intanto lo rivediamo, perché merita questo schema, anche se la punizione è bellissima, probabilmente anche senza schema avrebbe vinto, avrebbe segnato ugualmente. Lupa Roma Siena 3-0, Fofanà per il vantaggio della Lupa Roma. Poi questo gol diciamo che lo segna Cristiano, ma in realtà gli dà una grandissima mano il portiere del Siena, che è Montipò. Ah, Montipò, ex Novara. Sì. E poi il 3-0 di Tajarol, anche se qualcuno si scorda di riprenderlo questo gol. Fantastico. Vabbè. Prato Rimini 0-2, Polidori al sesto del primo tempo e al 24esimo della ripresa. Questo è il gol dello 0-1, bellissimo il gol dello 0-2. E poi lascio il proscenio ad Andrea Costantini per Pontedera Lucchese 3-1. Sì, qui troveremo il bomber che serve al Teramo. Esatto, questo perché... intanto è il gol di Della Latta. Sì, questo è il gol di Simone Della Latta, scuola Empoli, ex Gavorrano. Poi c'è il pareggio di Pozzebon, di Demiro Pozzebon alla fine del primo attenzione tempo. Attenzione, questo è un gol meraviglioso. E poi ecco qua, vedi, il senso del gol. Il senso del gol non è mai capitato finora. Ma devi avere il senso del gol. Scappini, esatto. Non a caso sta segnando a Balanga, perché fai gol facili. Noi a volte no, ci scherziamo, ma la forza poi di molti attaccanti è quella di segnare, come insegna Pippo Inzaghi, sì, e non solo lui, disegnare i gol facili perché valgono come quelli difficili. E quindi, ad esempio, mi viene in mente a Lanciano Ferrari, che inizialmente segnava i gol difficili e segnava i gol sbagliava i gol facili, ora comincia a segnare, no, anche sul rigore, comincia a segnare, sì, a porta vuota. Se il Teramo avesse degli attaccanti che le occasioni, diciamo così, normali, li convertissero in reti, sarebbe tutto molto più semplice. Quindi lo so che noi molte volte ci possiamo scherzare sul fatto che segna a porta vuota, ma è comunque un esserci e comunque stare al posto giusto al momento giusto. Sarà sembrato casuale quel gol, però ma, se non ci sei lì il rimballo non ti colpisce. Ma tu stai lì e stai prima del difensore sulla respinta, sì, del portiere, tu stai prima del difensore, certo, e fai un gol facile. I successi passano anche per realizzazioni come queste. Assolutamente. Leggiamo, Maurizio, gli ultimi messaggi e poi chiudiamo, perché siamo già in ritardo. Non so se ce ne sono altri. Eccoli qua. Immediato futuro è il nuovo DS. Ma voi giornalisti, prima avevate fatto 4 nomi, poi 2, adesso nessuno. Ma voi già lo sapete? No. Nel magari, senso. Magari. Magari. Lo scriveremmo. Magari. Però... però 4 nomi no, poi dipende. 4 nomi. Diciamo che il candidato principe è stato fino a un certo momento Fabio Lupo. Lupo.
gli altri erano in secondo piano, forse secondo poi, me come di messi, solito capita, messi un po' per mescolare. Come di solito capita, quando qualcuno non è contento la società un po' ci ripensa, torna un po' indietro e quant'altro. E adesso si è un po' raffreddata. E adesso si è un po' raffreddata. Per adesso. Però staremo a vedere, no, non lo sappiamo, altrimenti ve lo diremmo. Abbattiamo l'Aquila, Forza Teramo, Domenico, perfetto, ancora ce ne sono altri, Maurizio? L'ultimo, Agnes, ciao, sono Fulvio dall'Aquila, te voglio sposare, domani. No, domani 1-3. Ah, domani 1-3. Ah, domani 1-3, ah, non avevo visto. Sei d'accordo il conduttore? Non so, ma non credo. Beh, io direi proprio di no. Direi proprio di no. Con Fulvio potete trovare un accordo. Un accordo. Comunque, l'abbiamo fatto vedere stasera. Sarebbe potuta essere una serata pazzesca se a solo avessimo mandato alcuni fuori onda, ma ci limitiamo. No. Quanti gol ha fatto Le Noci. Giuseppe Le Noci? Pare 128. Pare 127, 128. Ci andiamo a sentire... Andiamo a vedere questo fuori onda di ieri in conferenza stampa. Oh, volevo imitare, però così che potevi evitare di mandare in onda. Ma se vuoi, prima della conferenza stampa di Vincenzo Vivarini si è creato questo dubbio su quanti gol avesse segnato Amletico, su quanti gol avesse segnato Le Noci, 127 o 128, playoff inclusi, esclusi e quant'altro. Vivarini non dice nulla, ma la faccia è colpa della detto stampa. È emblematica. Ci ascoltiamo questo pezzo e poi chiudiamo, giuro. Sta dicendo Le Noci che come il prossimo intervistato per lo Sorgan, lui in realtà cosa sono 128 e non 127. Che cosa? Lo suo in carriera. Esclusi playoff. Che c'ha? 128 gol invece che 127. Io immagino quando è stato detto il numero dei gol, Vivarini ha pensato ma magari ne avessi fatti anche solo 12, non 127, 128 qui. Va bene, comunque è stata una serata bella, carina, speriamo che sia un derby bello e poi lo vinca il migliore, chiunque esso sia. Grazie ad Alessandro Di Midio, ciao Alessandro. Sempre segno X. Sei X. Ok? X. Grazie, grazie a voi, un saluto a tutti voi, ciao. Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, ciao. Grazie ad Andrea, grazie a Ania, ciao ragazzi. Ciao, buona serata. Buon derby domani, Teramo L'Aquila, ore 17, noi invece ci vediamo martedì prossimo, ma nel frattempo ci sarà la Pasqua. E allora io vi auguro buona Pasqua, ci vediamo il martedì dopo Pasquetta. Buona serata.